a Sant Ermite Stadium i Verdi ospitano i 2M. Va in scena questo anticipo al sabato pomeriggio per quello che concerne il campionato di promozione romagnola giovedì, per sfruttare al meglio la domenica calcistica, per un memorial riservato alle formazioni giovanili alle quali la società tiene in modo particolare. Entrambe le squadre arrivano a due pareggi, quella reti bianca a domicilio per il 2M e quello raggiunto in esterna sul campo dei Gambettola per il Sant Ermite. Sono 7 i punti della formazione ospite contro i 3 raccolti dalla formazione di Pazzini. Ospiti subito pericolosi dopo 2 minuti con la punizione di Gregori, ribattuta da Rossi. Il Sant Ermite risponde 60 secondi più tardi con questa incursione di Castiglioni bloccata senza problemi da Tatullo. La partita è giocata a viso aperto, Rossi viene chiamato alla respinta di piede, ma da questo momento in poi i Verdi salgono in cattedra. Mancini tenta il tiro a giro chiamando la deviazione in corner a Tatullo, segue Vukai con una conclusione della distanza con relativa presa a terra sempre di Tatullo. La mattonera da posizione di filata a parte sinistra diviene meta preferita, Mancini chiama la nuova presa a Tatullo, ma proprio su questa fase nasce il gol al 12° del Sant Ermite. L'ex granata Mancini fa quello che vuole, in velocità, mai lasciare spazio a costui, a classe 98 che davanti a Tatullo, corso alla disperata in uscita, trova il tocco vincente per l'1-0 della formazione di Pazzini. Passano 60 secondi e Vukai sfiora il raddoppio, tentativo deviato in corner. È un monologo dei Verdi, Mancini inarrestabile, Tatullo ci mette nuovamente una pezza chiudendo lo specchio della porta. Finalmente si rivede anche la 2M, traversone smanacciato da Rossi, prima che la conclusione di Giacobbi chiami alla presa in due tempi l'estremo di casa. Il Sant Ermite sul versante opposto si divora il raddoppio, Genghini mette al centro e Belloni esegue un perfetto colpo di testa con Tatullo che in tuffo evita il colpo del KO. L'ultimo tentativo chiuso di tempo è ad opera del Puma Ciccarelli, sul fondo, squadra di riposo solo 1-0. La ripresa parte come da coppia del primo tempo, la punizione di Gacovicai è fuori misura. Sant Ermite ancora sugli scudi, l'iniziativa a cura di Mancini, pallone questa volta sul fondo. La 2M esce di lì a poco, il tiro di Giacobbi viene bloccato da Rossi, ma è il preludio al gol. Gol che arriva dallo stesso Giacobbi che al volo in girata beffa Rossi, pallone centrale ma potente per l'1-1 da applausi. Ma attenzione a quello che succede nei 2 minuti a seguire. La punizione di Gregori si stampa con una deviazione sul legno alto alla sinistra di Rossi, con deviazione finale in corner. Martino dà segni di preoccupazione e in effetti dal corner i biancorossi eseguono il sorpasso. Il colpo di testa vincente è a cura di Krastev che in tuffo batte Rossi per il 2-1, che sa davvero di rimonta. La risposta del Sant Ermite arriva dal lancio di Gakko Vukai. Vukai in velocità sbatte contro Tatullo, ma l'arbitro ben appostato fa segno di proseguire. Il replay dimostra quanto accaduto, ma le proteste portano alla relativa espulsione da parte del centrocampista in maglia numero 10 che inguaia i propri compagni perché la 2M non perdona. Dal traversone dalla destra il pallone viene smistato nei piedi del neo entrato Giordani che trova il gol del sabato pomeriggio indirizzando nel set alla sinistra di Rossi il pallone del Tris con tanto di esultanza finale con i rispettivi tifosi. Ma il poker è nell'aria. Dal rilancio dalla propria metà campo Gregori parte in velocità e accompagnando il pallone tra i piedi infila Rossi per l'1-4 finale. Abbracci anche per lui. Fine dei giochi e ad andarsene per il malcontento del secondo tempo dei Verdi e perfino lei. Per i 2M 10 punti in classifica. Per una notte aspettando i risultati della domenica calcistica i biancorossi meritatamente viaggiano in prima classe ottenendo l'accesso al primo posto in classifica.